Adesso abbiamo il vincitore di questa nuova edizione, che è un ragazzo straordinario, ha 28 anni. Io sono rimasto molto colpito, da tutti ovviamente, però vedere il tenore in queste sue mani ieri suonare con un suono così, così pieno, così bello, delicato, mi ha colpito veramente molto. E pensavamo di introdurlo un po' nel nostro mondo, diciamo nel mondo del maestro Ennio Morricone, al quale farei un applauso infinito, perché veramente queste sue melodie sono davvero magia pura, non è musica ma è di più, non so cosa si può dire più della, della magia, ma è pazzesco. Lo abbiamo, gli abbiamo chiesto di fare un brano che è, fa parte di un estratto di un film che non tutti ricordano, io non lo ricordavo, l'ho scoperto durante una ricerca che ho fatto per fare questo tributo al maestro, e il titolo è Verusca, ed è una specie di thriller, diciamo così, dove lui si cimenterà in un assolo di quelli che lui si sa fare. Lorenzo Bisogno, ecco. Eccoci qua. Come stai, Lorenzo? Eh sì, sei bravo, sei bravo. Sei bravo ancora prima di suonare, poi, Lorenzo, cioè, non è che... è sulla fiducia, in effetti. Comunque lo è davvero. Vuoi dire due parole, Lorenzo? No, però le dici lo stesso, perché adesso ti do il microfono, così cominciamo a sbloccarci. Vai. Sono emozionato adesso. mi trovi impreparato. Ovviamente è una vittoria inaspettata, perché il livello era molto alto quest'anno e quindi non mi aspettavo assolutamente di vincere. I complimenti di Stefano per me valgono tantissimo, è uno dei miei idoli, che ho cominciato a suonare il sax e ascoltavo i suoi dischi, quindi è ancora più importante. Vorrei ringraziare ovviamente tutti, in primis Stefano e tutta l'associazione, tutti quanti che hanno lavorato per questo premio. Spero vi piaccia, sono stato invitato in questo gruppo meraviglioso di musicisti straordinari, non vado oltre, diamo spazio alla musica. Grazie, grazie, grazie mille. Lorenzo, io ti faccio i complimenti per l'allegria che emani, perché dopo aver vinto un premio, lo capisco, sei molto felice, si vede. No, scherzo. No, Lorenzo è molto pacato, e lo vedrete, lo ascolterete suonare, veramente un'eleganza straordinaria. Io l'ho scritto anche nel foglio che ho perso, però dopo lo ritroverò. Ci farà ascoltare Verusca e poi un altro brano che abbiamo preso per lui, che è... qual è? La Femme du Dimanche, che è un altro film straordinario dal quale abbiamo preso questo brano del maestro Morricone. Grazie, buon ascolto. Thank you.
Thank you.
poi leggere.